La storia che più mi ha fatto male è stata la storia di una ragazza che l'avevano rinchiusa al terzo piano e tutte la potevano usare. A un certo punto questa ragazza non ne poteva più. Via uno l'altro, via una l'altro. A un certo punto ha chiesto di andare in bagno. È andata in bagno, ha aperto la finestra, si è buttata sull'asfalto. Non è morta, ma era tutta, aveva le ossa tutte sfracellate perché è caduta sotto ceracemento. Ecco, a guarire le ferite di queste persone. Queste sono le cose che si portano dentro. Allora piano piano, aiutarla a fare memoria di questo, ma per guarire, non per ricordare il passato. Penso ai miei 82 anni che ho vissuto. Io non mi vedo in una casa, prima di tutto non mi vedo in una casa di persone anziane, questo è poco ma è sicuro, li metterei tutti in soqquadro. Non lo fanno per scelta. Che cosa stiamo cercando nella vita? Il Signore ci ha dato l'intelligenza per capire, per decidere, per sapere che cosa fare e che cosa non fare, che cosa è bene e che cosa è male. Una macchina con quattro giovani che hanno detto andiamo sulla strada a disturbare le negrette. E allora sono andate sulla strada, poi a un certo punto la macchina si è fermata perché sono scesi per andare a disturbarle, queste ragazze, a piedi. A un certo punto si blocca sto ragazzo e gli altri dicono, ma Dì, non vieni avanti, cosa fai? E dice, quella è la macchina di mio padre. Gli è caduto il mondo addosso. Lei è stata minacciata? Non mi sono mai preoccupata. Sono cose che a queste minacce loro fanno molta attenzione perché sanno che se toccavano me sarebbero saltati tutti loro. Perché io ero conosciuta sulle strade, ero conosciuta. E quindi loro sapevano perché io andavo sulla strada con il mio abito. Quindi loro sapevano che io ero una suora. E loro mi vedevano perché con i fanali, quando loro ti puntano i fanali, vedevano molto bene chi ero. E io sono sempre andata così. E noi abbiamo continuato sempre. Noi l'attenzione che facevamo era per proteggere le ragazze. Quello sì, perché loro erano a rischio. E allora a volte io mi mettevo davanti a loro. Perché loro con le macchine non le conoscessero, perché loro potevano essere a rischio. E invece con io ben piantata, con un bastone in mano, avevo sempre il bastone. Una delle ragazze che ho incontrato per la strada, e che ha avuto dei momenti terribili su una macchina e che è poi scesa dalla macchina. A un certo punto ha continuato a chiamarmi e a dirmi mamma, help me, help me, help me, aiutami, aiutami, aiutami.
Certo che vivono delle situazioni, visto io una volta che mi hanno fatto vedere un filmato di come prendevano queste ragazze per costringerle ad andare sulle strade nude, le hanno messe nude e le hanno massacrate di botte, ma di botte, dico portatelo via questo che non posso vederlo. Il bene in un certo senso è vivere con equilibrio, con dignità, la mia personalità. Noi siamo fatti per il bene, siamo fatti per la gioia, siamo fatti per la serenità. Non c'è bisogno che io venga a dirti guarda che se fai questa cosa è male, perché tu stesso lo senti nella tua coscienza. Se tu fai questo, sai che hai a casa la moglie, che hai un figlio, che in un certo momento ti viene un momento di luce e dici ma se mio figlio mi vedesse qui, ma che cosa direbbe? Se mia moglie mi vedesse qui, che cosa farebbe? La ragazza mi dice, sorella, sister, una volta sono andata in un bar, avevo tanta sete e mentre ho chiesto una bibita da bere, guardo indietro, vedo uno dei miei clienti seduto al tavolino con la moglie e due bambini. Mi sono sentita vergognare. Non sono rimasta lì a prendere la bibita che volevo prendere, sono uscita immediatamente perché mi sono vergognata. Ecco come loro vedono la situazione. Lo vedono sì, è come se lo vedono e sanno. Sulla macchina che la moglie telefona, caro, ma come mai che non sei ancora arrivato a casa? Ti stiamo aspettando, la cena è pronta. Oh sì tesoro, non preoccuparti, ho fatto tardi al lavoro, sto venendo a casa, tienimi la cena pronta. E la ragazza dice, e lui dice vigliacco, lui era con me. Loro hanno un senso di colpa. Perché capiscono che quello non deve essere fatto e quando hanno un senso di colpa fanno più fatica a credere che tu la vuoi veramente aiutare, perché sono state imbrogliate da tutti. È terribile, sai, quando hanno questi sensi di colpa, è colpa mia, è colpa mia, non è colpa tua. Il Signore ha già dimenticato tutto, vai avanti.